Ma anche il volontariato, ecco, una cosa interessante secondo me per conoscere persone è il volontariato, perché il volontariato intanto ti permette di dare secondo me una qualità, cioè è difficile che le persone teste di minchia vanno a fare volontariato, al limite sarai tu l'unica che va a fare quello, no? Però ad esempio, volontariato, per dire nelle varie associazioni, piuttosto che ne so, Croce Rossa, Croce Bianca, Croce di qualche colore, nelle varie croci, diciamo, oppure anche volontariati come possiamo dire, in altre cose, il volontariato, secondo me, è un luogo dove puoi già fare una buona selezione, perché tendenzialmente è più probabile incontrare persone magari che non sono proprio, come dire, narcisisti o teste di minchia, no? Quindi, ad esempio, io credo che offrire il tuo tempo, le tue competenze, ad esempio, per delle cause che ti stanno a cuore, ti potrà mettere anche in contatto con persone che magari hanno dei valori, che condividono i tuoi valori. Il volontariato non solo ti permette di fare del bene, diciamo, ma crea anche un ambiente positivo e collaborativo, no? Dove le relazioni possono fiorire. Secondo me, ad esempio, nell'ambiente di volontariato le relazioni possono fiorire, ma anche, diciamo, nella chiesa, sai quanto si cucca di più andando alla messa, sai come c'è quella canzone, la domenica andando alla messa, non so se c'è Don Matteo. La cantava Don Matteo, la domenica andando alla messa, circondata dai miei amatori, mi sorpresero i miei genitori, monachella mi fecero fare. Quindi andate anche alla messa, no, Chierichetto no, però puoi andare alla messa e alla messa puoi incontrare persone, no? Puoi incontrare Giglia Cinguetti la domenica andando alla messa, circondata dai miei amatori. Mi sorpresero i miei genitori, monachella mi fecero fare. Quindi tu vai alla messa, vai alla messa. Alla messa, vabbè, ci saranno, tanto non è che sei giovane, no, gira le chiese, fai il giro delle sette chiese del tuo paese, fai il giro delle sette chiese del tuo paese, lì trovi, eh. Quindi, no, questo è per dire che dobbiamo, non c'è più Don Matteo, vabbè, c'è mica un Vasco giovanissimo, questa canzone, la domenica andando alla messa. E quindi questo è un punto fondamentale, no? Poi devi essere, diciamo, anche, devi essere anche, no, no, gira le sette chiese che trovi, gira le sette chiese, devi girare tutti gli ambienti. La domenica mattina, una volta che hai sentito la mia messa, vai a sentire l'altra messa dal vivo, no? Cioè, per non sapere, oppure metti la mia messa, quando io la domenica mattina faccio la messa, leggo il Vangelo, vai nella chiesa, dice al prete, guardi Don Matteo, mettiamo, c'è un illustrissimo teologo che potremmo sostituire la sua messa, quella del prete, alla messa del teologo, che sarei io, e quindi colleghi il tuo cellulare agli altoparlanti. E così esploriamo, mandi la mia messa, il mio Vangelo, la mandi in una chiesa, anzi, in tutte le chiese d'Italia, ognuno di voi va in una chiesa e quindi io apparirò magicamente in tutte le chiese d'Italia, tramite ovviamente i dovuti altoparlanti. Quindi provate a fare. Comunque sia, secondo me, andate e fate, insomma. Quindi questo è un punto, espandere i tuoi orizzonti è importante. È importante espandere i tuoi orizzonti. Basta non focalizzarsi solo su Mario, ad esempio. Non devi focalizzarti solo su Mario, perché se ti focalizzi solo su Mario, te la prendi in quel posto, te la prendi in quel posto. Poi io suggerisco anche di non avere fretta. Perché voi avete fretta perché siete anziane, però non dovete avere fretta, anche se siete anziane, insomma, non buttatevi se siete anziane, cioè, l'amore non deve essere forzato, spesso le cose migliori arrivano quando non le cerchi, no? Proprio per legge d'attrazione.